Siamo con il presidente del Monteroni Basket, benvenuto. Grazie. Io direi di iniziare insomma da quanto è accaduto nei giorni scorsi, questo Monteroni Taranto che di tutto si è parlato, ma l'episodio chiave è stato questa invasione e questi scontri all'interno del palazzetto sono stati Nostro scioccanti. malgrado, perché diciamo noi abbiamo e abbiamo una tradizione come Nuova Pallacanestro Monteroni di oltre 60 anni. Il basket è nato in provincia di Lecce a Monteroni, abbiamo 60 anni di tradizione e diciamo tradizione anche che vuol dire di essere stati un punto di riferimento. Quindi nostro malgrado ci troviamo proiettati ad un'attenzione mediatica estrema da fatti che si sono verificati in casa nostra, cioè nel nostro palazzetto, ma rispetto al quale noi siamo completamente estranei e li abbiamo subiti nostro malgrado. A noi avrebbe fatto piacere, per tornare all'inizio della domanda, che di Monteroni Taranto si fosse potuto parlare solo per gli aspetti tecnici, solo per l'importanza di una partita che si stava disputando nell'ottica di raggiungere la salvezza nel campionato di Serie B che noi quest'anno disputiamo. Purtroppo sono accaduti degli episodi, ribadisco, nostro malgrado, che hanno spostato l'attenzione sui fatti gravissimi, inauditi, perché diciamo, sinceramente, personalmente, avendovi assistito, ho avuto l'impressione di vivere dal vivo quelle immagini che solitamente si vedono in televisione con i black Ma block che. infatti, riavvolgendo il nastro, lei era presente, cosa è accaduto? Cioè, c'erano inizialmente questi tifosi del Taranto che inneggiavano cori contro chi? Ma diciamo, in realtà il discorso è che i tifosi del Taranto erano una ventina circa, sono venuti a sostenere la loro squadra. Da quello che poi noi abbiamo potuto appurare discutendo con i dirigenti del Taranto, e ribadisco, il Taranto è parte lesa come lo siamo noi in questa vicenda, perché questi episodi hanno danneggiato in qualche maniera l'immagine della nostra società e del Taranto, che erano le squadre che si stavano contendendo in maniera assolutamente agonistica due punti importanti. Ma malgrado l'importanza dei punti, la partita era stata correttissima, diretta in maniera egregia da due giovani arbitri romani che sono stati veramente ineccepibili. Insomma, Si era dava una tutto contesa. liscio. C'era questi tifosi tarantini che, ripeto, successivamente all'accaduto, i dirigenti del Taranto ci dicevano non essere degli habitué del Taranto Basket. Quindi attribuivano diciamo, quella tifoseria più Alla diciamo, alla franchigia frangia calcistica del di Taranto. tifo di Taranto, i quali hanno tifato, sinceramente hanno tifato con una certa presenza fino a che non si è capito che ormai la partita stava prendendo una certa direzione, perché la NPM l'aveva sostanzialmente presa in pugno e vinta, quindi alla fine questi tifosi si erano sostanzialmente ammutoliti, anzi. A un certo punto c'è stato uno di questi tifosi che si è avvicinato alla ringhiera del palazzetto inveendo contro l'allenatore del Taranto, ed un nostro dirigente lo ha invitato a sedersi, perché appunto poi questo tipo di manifestazioni vengono pagate purtroppo per una responsabilità oggettiva sempre dalla squadra che Ospita. ospita. E
onestamente, diciamo, all'inizio, diciamo, nel primo tempo forse c'era stato qualche coro, diciamo, più di natura calcistica che non inerente proprio al basket che si stava giocando sul parquet, ma onestamente dico nulla di grave, nulla, diciamo, niente di, almeno che personalmente, cioè, cosa dicevano questi del Taranto? Voglio dire, i cori da stadio, ma ripeto, non ripetutamente, c'è stato un paio di volte in cui coro da stadio contro Lecce. Okay. Anche perché, insomma, a sua memoria storica non ci sono mai stati episodi di scontri tra basket Taranto e basket Monterò. Assolutamente, tutto, no, io ci tengo a precisare che noi abbiamo una tifoseria che è correttissima, cioè nel senso che noi abbiamo una tifoseria che è composta da famiglie, quindi da famiglie che molto spesso portano con sé al palazzetto i bambini o i ragazzi che frequentano il nostro mini basket, i nostri campionati giovanili, quindi stiamo parlando di un... E poi, preciso, un pubblico che oltre ad essere educato, educatissimo, è anche un pubblico competente, che cioè sa riconoscere nel momento in cui c'è una sconfitta, e purtroppo, ripeto, stanno per altre ragioni, abbiamo dovuto assisterne a parecchie di sconfitte sul nostro terreno di gioco, è un pubblico che praticamente è educato, competente, quindi nel momento in cui c'è da applaudire gli avversari per una bella giocata o per una vittoria meritata, il nostro pubblico è sempre stato pronto ad... e questo diciamo, ci tengo a precisarlo. Allora, quindi noi praticamente con il Taranto, così come tutte le altre tifoserie, perché noi praticamente abbiamo ospitato quest'anno tifosi di Bisceglie, tifosi di Matera, tifosi di San Severo, perché sono le squadre più vicine a noi, non c'è mai stato un problema, nessun problema, perché, ripeto, noi a fine partita con i tifosi avversari ci andiamo a parlare, andiamo a commentare, facciamo il cosiddetto terzo tempo del rugby. No, assolutamente. Però, andando a raccontare i fatti, all'improvviso entrano nel parquet a 42 secondi dal termine della partita, a partita ormai finita, perché c'era uno scarto, la partita era finita, e sono all'improvviso entrati non sul parquet, diciamo, poi sul parquet forse qualcuno nella fuga o nell'inseguimento, diciamo, un paio di persone, tre, poi sono sconfinate nel parquet per entrare e uscire sostanzialmente, ma sono entrati dall'ingresso principale, dove peraltro lì vicino sostavano due carabinieri che erano, diciamo, il presidio di forza pubblica che in genere viene inviato dalla caserma dei carabinieri di Monteroni, ma che, diciamo, non solo è sufficiente, è sovrabbondante, perché, diciamo, ripeto, vengono soltanto a vedere la partita, perché non sono stati mai chiamati ad intervenire. Sono entrati una trentina, i tifosi di Taranto erano una ventina e stavano praticamente in un angolo che avevamo destinato alla tifoseria ospite. Sono entrati una trentina di diciamo, individui che erano tutti vestiti di nero, tutti quanti con volto coperto, ma non volto coperto da passamontagna, sì, cioè quindi solo con gli occhi scoperti. Okay. E tutti quanti armati di bastone, i quali correndo si sono recati diciamo, nell'angolo del palazzetto dove c'erano i tifosi del Taranto per colpirli con questi bastoni. Ovviamente i tifosi del Taranto, qualcuno ha provato a reagire, ma diciamo, sostanzialmente hanno preso la via della fuga, nel senso che sono usciti, sono scappati dalla porta, da un'uscita di sicurezza, e sono andati via da lì.
e inseguiti praticamente da questo gruppo di facinorosi che era. Quindi è proseguito anche fuori al palazzetto Questo, poi. no, questo non glielo so dire perché ovviamente i carabinieri hanno chiamato, fuori al palazzetto mi è stato riferito, ma io sinceramente mi Non sono ben assistito. guardato dall'uscire fuori per seguire la vicenda perché sinceramente vuoi perché siamo rimasti tutti quanti sconcertati, basiti, cioè non c'era neanche la forza di reagire, cioè chi aveva ovviamente bambini o cose ha provato a recuperarsi diciamo, i cari e poi dopodiché diciamo, quello che è accaduto fuori, poi io l'ho appreso successivamente dai carabinieri, dalle persone che poi hanno partecipato, pare ci fossero un'altra decina di individui che sostavano fuori sempre di questo Ok. raid teppistico, di questo raid e niente, quindi Ma sostanzialmente. detto questo, al di là che comunque non si è capito, insomma, chi fossero, perché c'è chi li ha identificati come tifosi del Lecce, però non possiamo comunque No, neanche dirlo. Però detto questo. io diciamo onestamente attribuire una paternità a questi non tifosi, perché diciamo a questi teppisti diciamo, non posso perché non so dirlo. Io diciamo, posso soltanto riferire quello che poi ho verificato perché appunto Cioè, i carabinieri che cosa hanno detto? no, carabinieri, Nei giorni, i insomma, carabinieri, i post carabinieri trasporto. stanno ovviamente perché diciamo, i filmati che erano a nostra disposizione sono stati messi a diciamo, sono stati consegnati tanto ai carabinieri quanto alla questura. Che stanno svolgendo le loro indagini, quindi voglio dire, sotto questo aspetto io non posso, non so dire chi fossero, chi sia Certo, ho capito. stato. Il discorso, diciamo, una cosa posso escludere che fossero nostri tifosi, perché i nostri tifosi stavano sugli spalti, ma ripeto, i nostri tifosi sono famiglie. Ragazzi che giocano nel mini basket e nelle categorie giovanili, per cui stavano tifando e se vogliamo, quando è successa questa cosa, la prima cosa che hanno fatto è cercare di mettersi in Certo. salvo, sono scappati per sfuggire a eventuali, diciamo, colpi vaganti. E quindi posso escludere assolutamente, categoricamente che fossero persone a noi riferibili, perché diciamo questo è una cosa che posso escludere. A chi fossero riferibili non posso dirlo. Io posso soltanto Ipotizzare. no, ipotizzare, riferirle quello che ho letto su dei siti, dei blog che fanno riferimento a Lecce Calcio, non a Lecce Calcio Società, diciamo Sì. che di tifoseria del Lecce Calcio, in cui si è in qualche maniera inneggiato a questo intervento, in quanto diceva dei tifosi tarantini stavano offendendo, hanno offeso il Salento, cioè poi E girava la sono voce. arrivati gli ultra giallorossi e hanno messo tutto quanto a posto. E questa è una cosa che sinceramente mi fa ribrezzo. Però cioè, è una cosa che le riferisco in quanto quello ho letto. Dire sono stati gli ultra del Lecce, non posso farlo perché non ho elementi per farlo. Un'altra cosa che comunque poi circolava pure nei vari forum, perché pure noi abbiamo spulciato, parecchi evidenziavano, poi chi non è anche insomma nel ramo basket magari tante cose non le sa, ma esiste un sistema di sicurezza, cioè ci sono delle persone al controllo, oltre ai due carabinieri che erano lì, cioè questi 30 facinorosi sono entrati così troppo facilmente all'interno del palazzetto, In realtà, possibile? diciamo, in realtà noi abbiamo un sistema, come dire, di sicurezza, diciamo, la pubblica sicurezza che ci impone la federazione è quella di dover allertare e chiedere l'intervento della forza pubblica, che quindi deve essere presente quando si sta svolgendo la manifestazione sportiva. Noi poi abbiamo un'organizzazione nostra con steward che sono ovviamente volontari riferibili al nostro ambiente,
ma che sostanzialmente sono disseminati fra il pubblico del palazzetto, più che altro per evitare quelli che sono gli unici episodi mai verificatisi sul nostro campo, cioè qualche parola di troppo rivolta agli arbitri. Perché, diciamo, per noi è importante che questo non accada, in quanto poi la parola di troppo detta agli arbitri ci costa, cioè nel senso che a noi costa in termini di sanzioni economiche. Quindi l'unico discorso che noi abbiamo, ma perché è l'unico che per quanto riguarda il nostro pubblico, le nostre esigenze e il necessario, è quello di avere degli steward, delle persone addette che nell'ipotesi in cui qualcuno dovesse trascendere nelle espressioni verbali nei confronti degli arbitri, lo calmi, lo acquieti e lo metta a sedere. L'unica cosa che per noi si può verificare, perché, ripeto, noi problemi di sicurezza in 60 anni di storia della nostra società non ne abbiamo mai E avuti. infatti detto questo, vista anche la storia del Monteroni, cioè ora rischierete insomma sicuramente la chiusura del Abbiamo già, no, palazzetto. abbiamo già subito, perché noi appunto come responsabilità oggettiva abbiamo già subito, perché ieri, essendosi trattato di un turno infrasettimanale, il giudice sportivo si riunisce subito e quindi subito provvede, in quanto poi domenica abbiamo un'altra partita. Per cui noi abbiamo già subito la squalifica del campo per 3 giornate. Ma detto questo, la federazione non potrebbe Allora, capire che no, comunque era allora qualcosa extra basket, perché il problema è che noi ovviamente agli arbitri che sono stati molto, molto comprensivi e anche devo ritenere dalla lettura del provvedimento che abbiano in qualche maniera riferito in maniera fedele quello che hanno visto. Perché appunto loro hanno visto degli individui che entravano dall'esterno del palazzetto che si sono recati, cioè quindi hanno riferito quello che è stato. E purtroppo c'è il principio che vige nell'ambito sportivo della responsabilità oggettiva. Quindi noi come società siamo responsabili per il solo fatto che questo regolamento di conti sia avvenuto a casa nostra, senza che appunto questo discorso fosse in nessuna maniera a noi riferibile. Ovviamente il problema è che siccome si parte dal presupposto nell'applicazione della norma regolamentare che si sia trattato di nostri tifosi che hanno aggredito i tifosi tarantini, questo è il discorso che in sede di reclamo che andremo a fare, cercheremo di spezzare questo nesso di collegamento fra l'aggressione e la nostra tifoseria, perché, ripeto, più che altro in considerazione di quello addurremo come elementi di prova quello che si legge nei vari siti, nei vari blog in cui appunto si attribuisce una certa matrice all'atto di aggressione. Ripeto, io diciamo, non posso né confermarla né smentirla, però ovviamente ai fini che a noi interessano, questo discorso diciamo, lo utilizzeremo proprio per vedere di avere quantomeno una riduzione della sanzione, perché per noi sarebbe importante giocare le ultime partite, che poi sono quelle decisive per la salvezza con la presenza del nostro pubblico piuttosto che a porte chiuse.